E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, i 5 segreti che vi siete persi stavolta in Assassin's Creed 3, la storia di Connor Kenway. Tacchino assassino. Dopo la sequenza 6 nella tenuta di Davenport, accostandosi a uno degli angoli all'esterno della casa e fischiando, apparirà un tacchino. Oltre a questo, se lo si evidenzia con la mira manuale e si digita il famoso codice Konami, ovvero su-su, giù-giù, sinistra-destra, sinistra-destra, B-A, Connor gli darà da mangiare e il tacchino indosserà il cappuccio da assassino e lo seguirà ovunque. Questo curioso easter egg non era presente al lancio del gioco, ma fu aggiunto successivamente con una patch che era stata chiamata Thanksgiving Patch ed è stata rilasciata come dal nome nel giorno del ringraziamento americano. Il tacchino terrà su il cappuccio dovunque tranne che dentro i confini della tenuta. Miles End. Una determinata locanda in-game è chiamata Miles End e anche Ubisoft Montreal è collocata in una zona chiamata Miles End. Ovviamente è anche un ovvio riferimento alla morte dello stesso Desmond Miles alla fine del gioco. Il bianconiglio. A inizio gioco si può sentire Sean citare un piccolo passo di Alice nel Paese delle Meraviglie. E subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto fare per uscire di lì. Capre delicate. Sparare a fianco a delle capre in game le farà svenire. Questo è un riferimento alla capra svenevole, una capra i cui muscoli si frizzano per 10 secondi se colta da panico. Eredità. Né la tirannia del re Washington, Connor parla del fatto che potrebbe aver ereditato la sua abilità per le avventure navali da suo nonno Edward Kenway. Non ricordavo più quanto fa battere il cuore una battaglia. Peleggiare mentre il nemico attacca, questa è vita. Conosco quel brivido. Scorre anche nelle mie vene. Era un lupo di mare tuo padre? Mio nonno, Edward. Aveva una ciurma turbolenta. O così dicono. Reale o re? Direi di no. Ma è una storia lunga e non c'è tempo, signor Faulkner. E anche per oggi è tutto ragazzi, spero che mettiate mi piace, che commentiate e che vi iscriviate al canale per vedere i prossimi video. Grazie a tutti, da Everett. Ciao!